Signore e signori, ben ritrovati nella Castaway Island. Guardate qui chi è venuto a trovarci, guardate. Guardate sto stupido. Si è già preso un sacco di ferro, maledetto. Quanto, non è per me, è per Dodo. Sì, me la riscalda. Allora, Dodo Endro ha fatto un po' di cosette off camera e infatti noto un sacco di cose strane qui intorno. Guardate questi alberi spogli. Però sono belli. Ah, tra l'altro c'è anche il buon Redbot che purtroppo non parla, non dice niente, sta lì. Sì, no. Allora, ecco, vedete? È stata spostata la farm di pesca. Da chi? Da me. Ah, ma questa qua è obbrobriosa, cioè è enorme. Eh sì, questa è la classica, però mi piace tanto, dai. È della 1.12 questa, la 1.13 in poi si usano i layout un po' più piccoli, col cartello che dice ciao. Uno per uno. Sì, però per esempio questo, non so come farlo funzionare, cioè dove devi cliccare? Sul cartello. Ah, funziona? Sì. Ah, ok. Signori, questi due omini qui hanno fatto delle hanno fatto delle cose off camera senza di me. E infatti adesso portatemi dove avete trovato qualcosa di strano, avete detto, non lo so. Andiamo prima dove so io, che è molto più vicino. Ah, quindi c'è più di una cosa. Allora, ci sono due strade. Quale prendiamo? La prima è a destra, che ti porta sempre nello stesso punto. Cioè, bene, guardate però quante cose sono cambiate. Quanta roba, no, non è qui. Nerdato. Non è qui, non è qui. Ah, ok, sono le scale proprio addirittura, guarda. Quanto è lunga questa strada? Io non l'avevo fatta così lunga prima. Ma non lo so. Poi ma si ci fai un giro dell'oca. Ma è la strada corta. Ma che è sta roba? Le scale a chiocciola, il casino. La mossi cobblestone. Vabbè, la mossi cobblestone già la possiamo fare tranquillamente. Ah, si può. L'ho solo illuminato, però, ma non ho visto niente. Frostwalker. Golden Apple, che bello. Anche il CD, che figo. Avete lasciato tutto come era prima. Pur di farlo vedere in registrazione, che bello. Sì, non abbiamo nemmeno aperto le casse, calcola che ero qua che speravo di beccare tipo il globo. Sì, però non far spawnare la gente che illumina. Voleva dare un abbraccio, dai. Poi, che cosa c'è più? L'altra strada non so da dov'è che si scende. Ecco, io non lo so. Dove avevo preso il ferro. Le coordinate te le avevo date in chat, giusto? Sì. Comunque, ragazzi, mi avete scritto un sacco di commenti fighissimi, cioè troppo divertenti. Tipo questo è bellissimo, di Luigi Cocozza, in cui dice: Mniuzzo al primo episodio, peccato, lo volevo in hard. Mniuzzo al secondo episodio, muore. Bellissima questa cosa. Allora, il buon Bees stava cercando le coordinate e ha trovato dei diamanti, signori, che nello scorso episodio non abbiamo trovato. Cioè, è dovuto venire bisunto per trovare i diamanti. Cioè, avete capito un pochino la situazione, la gravità della cosa? E morite! Andate via! Quanti sono? Eccoli qua. E mia sorella che muore da ridere vedendovi. Praticamente ero qua che branch minavo e tac, ho trovato i diamanti. Ottimo. Vabbè, quanti sono? Vediamo un po'. Tre. Ah, già inizi a prenderli? Ok. Ma che ti interessa? Perché vuoi contarli? Li fai prima contare l'inventario? Cioè. No, non li buttare. Dai, vieni. Vabbè, prendo anche l'oro a sto punto. A cosa ti serve l'oro? A niente, vieni. Però vabbè. Dai, vieni che andiamo al tesoro. Allora, al poi tesoro. Proseguendo qua. Eh sì, qua proseguendo sulla destra. Trovate una zona devastata dai creeper. Ok, molto bene. Vai, vai. Che è sta roba? Boh, qua c'erano dei diamanti, questi 5 erano dei diamanti. Che figo. Questa deve essere, sì, la roba che ha messo il creatore della mappa. Sono andato a leggere un pochino sul sito e ha detto che c'è addirittura anche un villaggio, non so della dove. Te la sei spoilerata, 1-1 esclamati. Ah, giusto, i gatti sono gli unici animali che possiamo tenere. Sì, effettivamente, non cioè, prendendo uno zombie villager, magari lo possiamo trasformare, rendere normale. Ok, allora ragazzi, abbiamo deciso, andiamo nel Nether, però volevo dirvi un attimo una cosa. Ho tolto finalmente, cioè ho messo il mob griffing, attenzione esplosioni intanto. Ce ne siamo accorti. Perché mi dava fastidio, sinceramente. E poi dovrebbe essere anche in... No, perché è segnato in easy? Cioè, io ho messo hard. Fai slash difficulty hard, ma com'è facile con i mob che ci shottavano in 3 colpi. Ma infatti questo non capisco, secondo me è stata modificata. Ho come l'impressione che ritorni ad essere sempre in easy. Cioè, come si fa a metterlo, a forzarlo in hard? Magari dalle proprietà del server. Che stavamo dicendo, ho perso il discorso. Sì, quindi signore, allora andiamo nel Nether. A quanto pare sembra che non si possa rimettere in hard. Cioè, l'avevo messo in hard, però vabbè, almeno il mob griffing funziona, giusto? Quindi cioè, se esplode un creeper dovrebbe esplodere tutto intorno. Intanto metto anche a questo punto una turtle egg, anzi tutte e quattro, qui. Così le lasciamo crescere con calma. Ah no, aspetta. Però se arrivano gli zombie come facciamo? Beh, aspetta, fermo. Esatto. Così. E però solo, cioè, quelli piccoli possono attaccarlo, no? No, non ce la fanno. Oppure ci facciamo un recinto intorno illuminato.
Va bene, comunque ci pensi te. Ora dobbiamo muoverci, dobbiamo rushare nel Nether. È la prima volta che entro nel server e siamo già nel Nether. Chiudiamo un attimo così al volo. Voglio mettere un cancelletto per entrare, sai, non mi piace non poter vedere cosa c'è dentro. Illuminiamo anche, così non può spawnare nessuno. Dobbiamo anche qua sopra a sto punto. Ok, dai, dove lo vogliamo fare? Ce l'abbiamo l'ossidiana? No, dobbiamo prendere l'ossidiana. Hai te tutti i diamanti. Vabbè ragazzi, scendiamo giù, andiamo a prendere l'ossidiana e ci vediamo tra poco. Io veramente non ho parole, ragazzi. Stavo scendendo per prendere la lava. La volevo prendere con il branch mining, cioè nel senso a scavare sotto i miei piedi, perché mi scocciavo di trovare funicoli e robe varie. Non solo trovo dei diamanti, ma mi muore anche davanti il buon dodoendro. Ora non voglio raccogliere la tua roba. Come devo fare adesso? Non pensa a salvare le cose del proprio amico. No, lui pensa a non riempirsi l'inventario. Mamma mia, che altruista che sei, Minuzzo. E comunque basta. Mi sa che non riesco a salire con queste poche scale. Quindi aspetta. La crafting table. Ho tutta l'ossidiana intanto io. Come hai tutta l'ossidiana? Sì, l'ho già presa. Ah, già l'hai presa. Eh sì, sai, mentre voi giocavate a fare il piccolo chimico. Ok, allora tieni. Prendiamo sti diamanti a questo punto. Cioè io mi metto a pensare sempre come se avessi il piccone con fortuna, come se me ne desse chissà quanti. Invece no, sono 8 semplici, così come erano. Quindi vabbè, risaliamo. Dove vogliamo mettere questo portale? Ditemi voi. Io mi sono perso, sto girando intorno. Facciamo una cosa allora. Mettiamolo qua giù, dai, vicino proprio alla discesa per la caverna. Tipo qui ci potrebbe stare bene. Inizio già a scavare tutta la roba intorno per poter solo piazzare l'ossidiana. Ah, sappi, sono tirchio, quindi la dimensione è quella più piccola possibile. Sì, va benissimo, va benissimo. Aspettiamo bisunto. Ok, non l'ha messo qui il portale. Cioè, si è messo a costruire un po' più sopra. Ma cosa fai? Cosa fai? Non sprecare sta roba che ci serve per aprire. Ah no, già l'hai aperto. Ok. Serve per tornare. Ok, andiamo a vedere. Dai, andiamo. Che cosa dobbiamo fare nel Nether? Prendere le verghe. Dove siamo spawnati? No, che brutto. Non siamo in una zona aperta. Dove andiamo? Saliamo qua su. Recuperare quel quarzo. Quarzo? Ok, posso fare. No. Oh mio Dio. Oh mio Dio, già stavo per morire in mezzo alla lava. Forse siamo troppo bassi o sbaglio? Vabbè, facciamo un po' di branch mining e vediamo dove sbuchiamo. Forse abbiamo trovato uno spazio aperto. Cioè l'ho trovato io praticamente. Ho già piazzato un po' di blocchetti perché dobbiamo salire di qui. Voi già vi siete avviati? Io sono già prendendo quarzo. Ma dove siete? Avete preso la salita che ho fatto io? Ma certo. Ok, ok, siete qui, ok. Dobbiamo trovare, presumo, una fortezza, mi sa. Giriamo a caso, yeah. Però non ci perdiamo. Cioè non lo perdiamo. Come trovata? Verso nord-destra. Però aspetta, segniamoci, cioè per tornare. Dobbiamo mettere un paio di blocchetti qui. Giusto per... tipo pollicino. Maledetti, ci sparano. Ci sparano, infami. Ci vogliono bene. Ci vogliono dare tante carezze. Chi è lì? A chi sta sparando? Al a me. Ma se un ghast colpisce il pigman, combattono? No. I pigman si arrabbiano col ghast, ma il ghast non fa niente. No! Sono caduto. Però perso. Non sono caduto nella lava, tranquilli. Non sono caduto nella lava. Eccola. Corso, eccomi. L'ho trovata. Ho trovato tutta la roba, c'era anche il diamante, aiuto. Prendi tutto, rimetti tutto addosso, maledetti. Sì, ma l'hai trovata la fortezza, Biz? Ho inviato le coordinate in chat, comunque ho già fatto il cunicolo. Queste sono le coordinate del cunicolo, la Z è per chi si sviluppa molto sulle Z. Facciamo una salita, va. Dai, rischiosissima, però. E sono andato su nel tutto del Nether, così almeno non eravamo vulnerabili. Trovata, vieni Dodo, sta lì. Non so se riesci a vederla, è là in fondo, mo per arrivarci. Oh mio Dio, ho trovato il tunnel fatto da te a caso. Subito. Oh mio Dio. Mi è piegato un tanto a fare quel tunnel perché non aveva il pavimento. Ok, eccoci qui. No, c'è un ghast. C'è un ghast. Eccolo, infame. Gli butto la roba indietro. Infame. Mannaggia. Eccolo. A terrible fortress. Una fortezza terribile. No, lasciami stare. No, stanno i blades. Maledetti. No, non ti permettere. Mettiamo sempre le torce a destra, mi raccomando, ragazzi. È un trucchettino per poter tornare indietro, insomma. Ok, mi sa che ho trovato la zona dove ci stanno le chest. Eccola qua, allora. È enorme questa fortezza, ma una quantità immane di cunicoli. Altro diamante, perfetto. Questa chest quasi quasi me la prendo. No, un wither skeleton, no. Ah, giusto, anche wither. Facciamo un beacon oggi come obiettivo della giornata. Ma cosa? Ma quale beacon? Ma sei pazzo? Un'altra cassa. Cosa c'è? Ossidiana. Almeno non bisogna scavarlo. Golden Sword, vabbè, non ci serve.
Oh mamma che fulmine. Ma era nel gioco? Sembrava nel gioco. E invece no. È nella vita reale, signori miei. C'è un'altra cassa qui. Golden Horse Armor. Di cui non si va da nessuna parte. Vedete? Le torce sono tutte buttate a destra, signori. Perché? A destra significa che è la via già fatta. E sinistra vuol dire il ritorno. Quindi adesso piazzo a destra. Perché stiamo adesso vedendo questa zona. Inutile. È bello girare a caso e far finta di perdersi. Ma no. Perché non ci perdiamo, no, veramente. Perché quando te le trovi a sinistra vuol dire che stai andando nella direzione giusta per tornare indietro. Esatto. Allora ragazzi, abbiamo deciso una cosa, signori. Abbiamo deciso una cosa. Siamo tornati qui, abbiamo posato tutte le robe che avevamo nell'inventario. Perché sinceramente, cioè, non voglio rischiare di perderle. Sai com'è? Stiamo morendo continuamente. Comunque sì, abbiamo posato tutta la roba. Ho notato anche che qui sono cresciute le tartarughe. Che carine. Hanno dato anche un po' di scute. Siamo arrivati a 3 scute. Quest'altro ancora deve crescere qui. Dandole a mangiare crescono più facilmente. Infatti basta prendere ste alghe che stanno qui e subito si fa. Allora, ragazzi, facciamo una cosa. Prendiamo le barche. Che stai facendo? Mi stai facendo affattiare? Sì. Ok. Sta scavando, che bello. E andiamo a questo punto a vedere quella zona sott'acqua. Quella roba dove stanno gli schifi là, come si chiamano. Gli schifi. Senti qua che neanche usa i termini adeguati. Poverini. Guarda che possono offendersi, eh. I drone. C'è una piccola città sommersa dei drone. Ah. Va bene, vi lascio lì. Ciao, arrivederci, vado. No, non è vero. Forza, dai, venite. Veloci. Aspetta che prima facciamo una farm. Vieni. Ma guarda. Quale farm? Ma dai, facciamo una bellissima Vabbè, farm. Allora, facciamo una cosa: cane. Mentre tu costruisci la farm di sugar cane, noi andiamo. Forza, allora, ho fatto 2 barche pure. Cioè, proprio per far venire anche te. Ok, arrivo fra 10 secondi più o meno. Dove stava? Di qua, è vero? Sì, stava da queste parti. Se non erro, qua. Eccola quella zona. Addirittura c'è anche un altro relitto. Interessante, potremmo vedere anche quell'altro. Ma non ci sono casse? No, saranno sotto la ghiaia. Devi scavare un po'. Già sto perdendo il fiato. No, non ho fatto nemmeno il fiato. Nella vita reale. No, non ho nemmeno la pala. Cioè, io tutto che voglio fare l'avventuriero e poi dimentico le cose essenziali. Ma c'è una cassa comunque qua sotto. Dove? Dove sta? Eccola. Distruggi lì. Ma non vedo niente, ragazzi, qui nel buio. Mannaggia, che non ho la Optifine. Curse of Vanishing. Ma che schifo. Ma che è sta roba? Ma quasi quasi sai che ti dico. Vado in quel relitto lì. Allora, vediamo in questo punto. Con legno possiamo sicuramente fare delle torce. Prendi tutto, veloce, che sto per morire. Muoviti. Perfetto, il carbone ce l'abbiamo. Fatta. Mettiamoci le torce nella seconda mano. TNT, empty map. Qua mi sa che non usciranno mai le mappe, quelle del tesoro che danno dentro i relitti, perché siamo in un oceano, quindi mi sa che non usciranno mai. Ok, ritorniamo dove stanno sti punti qui, così posso anche illuminare, potete vedere anche voi, signori. Chi è che è morto qua? Che è successo? Io. Ok, qui in questa cassa non c'è nulla, probabilmente avete preso voi la roba. Non lo so, qua c'è, l'ho appena trovata. Aspetta che riprendo fiato in questo magma block. Li sto posizionando io, però. Dove sta? Ah, eccola. La cassa sta qui. Hai preso la mia roba? Prendiamo un po' di danno, non fa niente. Ma qui non spawnano gli affogati, dove sono? Dai, che voglio un tridente, forza. Ok, mi sa che non c'è nulla di interessante. Dobbiamo solo tornare indietro. Non c'è niente di interessante. Ok, torniamo indietro a questo punto. Comunque, quando esploriamo l'acqua, ci dobbiamo portare magma blocco appresso. E le porte. Sì. Però aspetta, abbiamo lasciato Dodoendro lì. Grazie. Vabbè, c'era un'altra barca. Però lui non sa come tornare. Deve andare verso sud-est. Che è sta roba? Caspita, una farm di canne da zucchero senza pistoni appiccicosi. È la prima che mi è venuta in mente. Come funziona? Dove sono le canne da zucchero? Ah, ho capito. In un hopper che mettiamo qua davanti. Vedi, appena si piazza, tac, rompe. Come faccio a vedere la direzione? Ma è distrutta la farm di pesca. Basta prendere un cartello. Ah, giusto, così adesso insegniamo a Minuzzo come si fa una farm di pesca facile. Basta un cartello, una pressure plate e una fence. Cioè, guardate che cosa è successo, signori. Guardate, è esploso tutto. È venuto un creeper, ha fatto esplodere tutto. Mannaggia. Hai detto boom, baby. Vabbè, adesso se la vede Redbot. Dai, Redbot, forza, costruisci sta roba. Ok. Che poi, guardate, cioè, non so se ve ne avevo parlato, ma questa skin l'ho fatta io ed è praticamente il, come si chiama? Pillager, esatto, il pillager che è stato accudito dal buon Beez, cresciuto, perché comunque l'ha preso da quando era piccolo. Sì. E adesso è diventato l'unico pillager buono, perché i pillager sapete bene che sono tutti cattivi. Questo è l'unico buono. Facci vedere respiro, come si fa. Riprendo. Forza. Cosa? Allora, innanzitutto cercare una sorgente d'acqua, perché qua me l'ha tappata la gravel. Ah no, eccola qua. Ok. Sì, si è salvata. Si è salvata la farm. Ah, ok, ma sta qui. Esisteva ancora. Vabbè, basta piazzare una fence waterlogged, un cartello, sopra una pressure plate.
Aspetta. Davanti un cartello, perché il cartello ne abbiamo fatto un tris, quindi okay. Ma non è per quello, è perché ne avevamo fatti tre e mi scoccia non usarli. Poi qua piazzi un blocco dietro perché è brutto, ti metti qua davanti con la canna da pesca, guardi il pixel dove adesso c'è la canna da cioè dove c'è la pressure plate, diciamo quello che scompare, perché quando te attivi la pressure plate si abbassa. Te aspetta, ho la canna da pesca, fammi vedere come funziona, così lo facciamo vedere agli amichetti. Perché non va? Non hai capito. Devi premere nell'esatto punto dove si abbassa, in modo tale che tu vedi il cartello. Ah, ecco, ecco. Quando... ecco, perfetto. È andato. Ah, ho capito, devo cliccare sull'hitbox del cartello. Esatto. È facilissima sta farm. E io nello scorso episodio come un pazzo per farlo. Ma, signori, a questo punto vi direi che ci vediamo nel prossimo episodio. Ringrazio il buon Biz che è venuto a trovarci qui. Mentre prende fuoco. Ci vediamo nel prossimo episodio. Lasciate quest giù nei commenti. E ciao a tutti. Ciao ciao. Ma posso dire anche io tipo una quest? La posso lasciare? Sì, vai. Siccome non so com'è la generazione del mondo, non so se potete andare nel land o roba del genere, devo dare una quest che è fattibile, diciamo, con le cose correnti. Quindi la mia quest è quella di raccimolare uno stack di blocchi di smeraldo. No, dai. Oddio. Uno stack di blocchi. Il trading è anche facilissimo, ok? Già questa so è una che quest. Dovrò farlo io. Volevo essere più cattivo, tipo trovare 10 gold apple, però mi sono reso conto che era un po' difficile.